Siamo qui con Capitan Cellulare della Polisenago B, è arrivato un 2-2 nel big match contro il San Carlo Bettolo, una partita che si era messa male, un primo tempo dove loro sono stati superiori, ma voi avete avuto la grande capacità di reagire nella ripresa, l'avete appunto riagganciata e addirittura avete avuto la possibilità di sorpassare. Un bel punto per il proseguimento del campionato e soprattutto tanto morale. Sì, abbiamo fatto, ovviamente abbiamo un tempo per uno, dai, primo tempo loro molto bene. E nella ripresa invece ci siamo messi sotto e con carattere siamo riusciti a strappare un 2-2, rischiando anche di vincere la partita proprio alla fine. Diciamo che il pareggio dai meritato. Peccato per le due occasioni alla fine di Vianini e Booster, però insomma, l'importante oggi era non perdere, perché perdere significava insomma mandarli in fuga. Così teniamo due punti, loro devono recuperarne una e vediamo un po' come va. Esatto, un segnale anche per le rivali, perché in trasferta ci siete, era vostro punto, il vostro tallone d'Achille, ma quest'anno anche fuori casa state rendendo alla grande. Sì, quest'anno nella seconda parte del campionato, perché nella prima era sempre la solita storia. E abbiamo iniziato a vincere anche fuori, sì, infatti i filotti di 5-6 vittorie consecutive derivano anche dalle vittorie in trasferta che bisogna fare se si vuole puntare a vincere il campionato. Capitano! Cosa è mancato nel primo tempo? Forse un pochino d'approccio, capitano. Neanche tanto l'approccio, forse perché i primi 10 minuti sono stati equilibrati. Quando hanno segnato loro vi hanno un po' sovrastato, mentre nella ripresa decisamente meno. Sì, primo tempo paritario fino a 10 minuti, poi dopo loro hanno trovato il gol un po' casuale, però beh, bravi comunque, e poi dopo sì, noi siamo andati un pochino in confusione, hanno trovato il 2-0 con un gran gol, faccio anche complimenti al capitano loro. E meno male che insomma nella ripresa abbiamo svoltato, grazie alla mia uscita è servita. Va bene, buon proseguimento di stagione e grazie mille. Grazie a te, Simo.